Ciao a tutti da BT014 e benvenuti in questo nuovo video per GamesParadise.it e oggi ci andiamo a provare la beta privata di COD, quindi il Battle Royale di Call of Duty Blackout, questo è il suo nome, e lo andiamo a provare. Non ho visto se ero in singolo o se ero in squadra, vabbè, ora vediamo. Ho già provato un pochino il titolo per capire un po' più che altro le dinamiche, come funzionava, vedere un attimo soprattutto il discorso equipaggiamento, perché vedendo qualche video prima di provarla avevo notato che alcuni si erano un po' lamentati del tipo di inventario, che era un po' confusionario, bisognava un po' prenderci la mano. Adesso questa qua è una, diciamo, è la lobby prepartita, quindi ci ha già schierato, la classica cosa come tutti i Battle Royale, quindi ci schiera, possiamo prenderci un po' di armi, così uno può provare, fa un po' di test. Ho già notato che come movimento conviene scivolare mentre si corre, come era anche nei vecchi Black Ops, che praticamente ci dà un po' di... ci aumenta la velocità, quindi proviamo un attimo. Questa mitraglietta non è male, però questa forse è ancora più dritta. Il problema è che appunto, ecco, non conosco ancora bene le armi, quindi non so mai durante le partite che cosa è meglio, che cosa è peggio, purtroppo. Quindi bisogna un po' farci l'abitudine. Poi è bello che praticamente ogni zona con nome riprende delle mappe di COD. Andiamo a vedere, adesso si parte. Dunque, potremmo lanciarci. Neutralizzate qualsiasi resistenza. Lanciamoci. Vado qua, guarda, in queste casettine. In questo caso meglio magari fare subito pulizia. Ovviamente bisogna avere un po' di fortuna e trovare subito un armamento decente. Lo zaino già subito così, però è buono. Adesso già che abbiamo anche la mitraglietta, la corazza, ottimo. Qua avevo visto scendere uno. L'ho visto. Ok, vediamo cosa aveva trovato lui. E qui, questo tanto non ce l'avevo. Calcio anteriore, impugnatura, perfetto. E uno ce lo siamo già portati a casa. Adesso apriamoci la cassa. Titan operativo. Il Titan operativo che cos'è? No, è un mitraglione. No. Bello però. Ok. Possiamo uscire di qua. Allora, dunque, dove siamo noi? A tutti, lancio. Siamo abbastanza vicini. Io il quad quasi quasi. Vabbè, avviciniamoci così vi faccio vedere anche. La guida del quad si guida con gli stick, quindi non c'è acceleratore e freno, ma... Allora, vediamo un po' qua, perché qua secondo me le porte sono ancora chiuse, però... Noi dovremmo avere anche il quad vicino, quindi meno male siamo tranquilli. Cioè, almeno l'avevo lasciato qua, poi ora non so, eccolo qui. Andiamo qua. Oh cavolo! No, sono stato a vedere la mappa. Che stupido. Mannaggia. E vabbè. Siamo stati lì a cincischiare. Ce ne proviamo a fare un'altra, vediamo un po'. Magari siamo più fortunati. Ce la facciamo sempre in singolo, anche questa. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Però devo dire che ora così come modalità mi sta piacendo, perché si spara bene, è un po' difficile da lontano, devo dire, però... E devo ammettere che ero un po' titubante, perché avevo già sentito qualche parere, avevo visto qualche video prima ancora di provarlo, perché purtroppo io lo sto provando proprio gli ultimi giorni, quindi non dal day one, perché appunto non ho avuto modo. E avevo sentito molti che dicevano, insomma, che si erano magari anche un po' lamentati della qualità grafica, di come si sparava, cioè, quindi invece devo dire che a me personalmente
sta piacendo, mi ci sto trovando bene. Sì, da lontano effettivamente è un po' particolare, cioè sparare, essere Aggiornamento, precisi rilevato non è la possibile cosa collasso, consigliato più trasferimento nella semplice. zona sicura Allora, qua indicata. abbiamo le nostre belle munizioni che ce le siamo prese. Abbiamo anche un quad, benissimo. Allora, abbiamo trovato due armi, c'è cioè più che altro la K, una mitragliettina. No, non è male, però pensavo provare qualcosina in più. Abbiamo trovato un po' poche cure. Adesso qua come minimo c'è uno che mi aspetta. Ah no, c'è un altro quad anche. Vediamo se qua troviamo qualche cura in più. Aggiornamento con la. Ah, ok, là stanno sparando. Quindi c'è uno là. No, a volte non parlo tanto, ma purtroppo. Se no non sento magari intorno se succede qualcosa, cioè cerco di concentrarmi un po'. Allora, questo qua c'era uno che sparava all'elicottero. Quindi perché non andarlo a prendere? Già che siamo qua, caricatore rapido, che può esserci utile. Eccolo là, l'ho visto. L'ho visto. Ok, prendiamoci sto kit medico, impugnatura. Oh cavolo! Scappa, scappa, scappa. Sì che ho le cure, però. Corri, 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 corri. Ok, ho individuato il veicolo. Il veicolo! Dai, dai, corri! Corri! Stiamo buttando via tutte le cure, ma dopo tutto non si può fare altrimenti. Mettiamoci più larghi. Previsto ulteriore collasso, raggiungere le zone sicure indicate. Ok. Adesso. Dunque, vediamo un pochino. Allora, io quasi quasi il quad me lo porto dietro. Anzi, già che ci siamo, passiamo qua perché dal mare non dovrebbe arrivare nessuno. Così da una parte siamo tranquilli, perché sappiamo che dietro non ci può arrivare nessuno. Ora l'unica è sperare che non mi sparano mentre ci arrivo. Questo pensa che io non l'ho visto, ma in realtà l'ho visto. Aggiornamento, collasso del cerchio imminente, portatevi al sicuro. Oh cavolo, lo vedo. Non so dove sia. Visto. Ok. Sa che hanno avuto più persone. Oh cavolo! Mamma mia che rischio! Mamma mia che rischio! Allora, curiamoci. Lancio di rifornimento. Ok. Ora ci avviamo perché qua sta arrivando la zona. E ce ne stiamo comunque lato mare, perché in teoria da lato mare non arriva nessuno, anche perché adesso qua un po' di pulizia l'abbiamo fatta. Abbiamo detto che dietro dovremmo essere. Oddio, però da sinistra siamo a posto fino a un certo punto. Secondo me qualcuno da qua sotto potrebbe venire fuori. Ah, quella cos'è? Termina. No, no, non era Termina. Termina era quella nell'aeroporto. Com'è che si chiamava? Era quella di MV2 la mappa. È lei, quella dove si facevano i trick shot. Figo, figo. Bella sta cosa qua comunque. Questa invece era, mi sa, la mappa zombie, se non sbaglio, che si iniziava così. Passi. La spiaggia sembra tranquilla. Comunque è meglio avercela da un lato, almeno siamo sicuri che non. Attenzione, previsto ulteriore collasso. Che non Trasferitevi arriva nella zona nessuno. sicura. Poi sopra mi metto bello qua sotto, così da sopra non mi vedono.
In compenso mi possono prendere là. Siamo in 8. Vediamo cosa riusciamo a fare. Collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Guarda questo. Guarda questo dov'era. Mamma mia. Ok. A posto. Cavolo. C'era uno là. Ora cosa faccio? Lo pusho? Non lo pusho? Quando andarlo a pushare è una cavolata, secondo me, però lo sto facendo, quindi facciamolo. Potrebbe essere ovunque. Corri, 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 tanto lui non mi dovrebbe sentire. Previsto ulteriore collasso, raggiungere le zone sicure indicate. Ok. Madonna, quanti kit aveva? Caricatore aumentato. Aggiornamento, collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Ok. Fatto una cavolata qua. Sapevo. No, Abbiamo molto di cui peccato. discutere, signori. Vabbè, Rientrare per la insomma. progressione Questa partita non è definitiva. andata neanche male, un po' di kill ce ne siamo fatti, ce ne siamo fatti 6 kill, qua siamo morti un po' da stupidi, non dovevo sparare non dovevo sparare col cecchino, non dovevo farmi vedere, sono stato un po' una fava in questo frangente. Vabbè, comunque, sinceramente mi sta divertendo questa beta, vedremo poi andando avanti. Come sarà poi il gioco finale? Insomma, sicuramente apporteranno poi qualche modifica a seguito di questa beta, poi vedremo mano a mano come evolverà. Però devo dire che secondo me come formula ci sta. È un buon compromesso tra insomma, un buon ritmo di gioco, ma nello stesso tempo un'ottima giocabilità che magari manca un po' su PUBG. Quindi in questo senso è una buona via di mezzo che secondo me troverà il suo spazio. Ecco, però forse Fortnite rimarrà sempre leader indiscusso ancora. Quindi, vabbè, ci guardiamoci il rapporto missione. Ci siamo fatti, vabbè, una top 5, 6 uccisioni. Dai, comunque, non è andata male. Non è andata male. Va bene, io allora abbiamo fatto questa partita, abbiamo visto un po' di cosa si tratta. Quindi, per oggi è tutto. Vi invito a seguire gamesparadins.it. Per avere le ultime news e recensioni sul mondo di Xbox e Nintendo Switch e di seguire ovviamente anche iscrivervi al canale gamesparadins.it per essere sempre aggiornati con gli ultimi video, first impression, i primi minuti di gioco, recensioni e così via. Quindi ci vediamo in un prossimo video, un saluto dal vostro BT014 e alla prossima. Ciao ciao!